uno nel quale il metodo di Hermite risulta più difficile la parte riguardante la fattorizzazione e un altro nel quale effettivamente intervengono molte criticità di ordine superiore a 1. Allora, andiamo a fare questa integrale qua, integrale da meno infinito e più infinito di 1 fratto x alla quarta più 1. Questo integrale esiste ed è finito, per quale motivo? La funzione al finito non ha nessun problema, cioè vicino a 0 non c'è problema, cioè non sa, il denominatore non sa nulla mai. Ha effettivamente il problema di non essere limitata, di non essere nulla fuori di un intervallo, però all'infinito, sia x più infinito che a meno infinito, va come 1 su x alla quarta. 1 su x alla quarta all'infinito è sommabile, se vi ricordate l'abbiamo visto ieri, è sommabile perché è di esponente maggiore di 1, e quindi vuol dire che l'integrale verrà finita. Il problema è il denominatore di grado 4. Come si fa la fattorizzazione? Allora, questa fattorizzazione in realtà voi la conoscete bene. Perché x alla quarta più 1 uguale a 0 vuol dire x alla quarta uguale meno 1. Se andiamo a cercare le radici in campo complesso, chi sono le radici? Le radici quarte di meno 1 sono, allora, il modulo della radice, il modulo di meno 1 fa 1, l'argomento di meno 1 fa pi greco. Allora, come si fa? In forma trigonometrica io devo dividere per 4, quindi ottengo pi greco quarto, poi devo fare più 2 pi greco fratto pi fratto 4, quindi più pi greco mezzi. In buona sostanza le radici sono questi quattro numeri qua, sono 1 più i su radical 2, 1 meno 1 più i su radical 2, meno 1 meno i su radical 2 e 1 meno i su radical 2. Queste sono le quattro radici. Vi ricordate? Pi greco diviso 4 fa pi greco 4. Pi greco più 2 pi greco diviso 4 fa 3 pi greco 4. 5 pi greco 4. Queste sono le radici di meno 1, le quattro radici di meno 1. Che vuol dire? Che io posso scrivere x alla quarta più 1, lo posso scrivere come x meno 1 più i su radical 2 e x meno 1 meno i su radical 2 e x meno meno 1 più i radical 2 per x meno meno 1 meno 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 fa tutto più, quindi più 1 più i radical 2. Ora però come si fa? Quando vado a fare questo prodotto qua, quanto fa? Allora vediamo, x per x fa x quadro. Poi, quando faccio questo per x e questo per x, mi viene meno due volte la parte reale, quindi mi viene meno radical 2 per x. La parte reale è 1 su radical 2, 1 su radical 2, due volte fa 2 su radical 2 che fa radical 2 per x. Più 1, perché questo per questo fa più 1, perché il modulo facevo. Quest'altro prodotto invece, se lo andate a fare, fa x quadro più radical 2x più 1. Questo discorso si poteva fare anche direttamente, cioè potevamo cercare di fattorizzare x alla quarta più 1 del tipo x quadro più a x più 1 per x quadro più meno ax più 1. Allora vedete che qua viene x quadro più 1 al quadrato meno a quadro x quadro. Allora quindi viene x alla quarta più 2 meno a quadro x quadro più 1. Allora vedete x alla quarta è più 1
si trova, se noi vogliamo che questo sparisca, bisogna che A quadro sia uguale a 2. Quindi A deve essere uguale a più o meno radical 2. Quando andate a mettere più radical 2 o meno radical 2, ottenete questa fattorizzazione qua. Quindi questa è una fattorizzazione. Vedete, x alla quarta più 1 è uguale al prodotto di questi due fattori. Questi due fattori sono di grado 2 e sono a coefficienti reali. Un polinomio a coefficienti reali si può sempre fattorizzare in un altro polinomio a coefficienti reali di grado massimo uguale a 2, accoppiando ogni radice con la sua coniugata. Solo che questa qua, siccome non l'avete vista alle superiori, magari non la sapete. Però io ve l'ho fatta in due modi diversi: una calcolando i valori delle radici. I valori delle radici si calcolano facendo le radici quarte di meno 1, e poi quando vado a fare i prodotti vado ad accoppiare quelli relativi alle radici coniugate. Quando faccio questo per questo mi viene x quadro meno radical 2x più 1, quando faccio questo per questo mi viene x quadro più radical 2x più 1. Oppure posso sinteticamente dire: ma io già lo so che mi deve venire x quadro più ax più 1 per x quadro meno ax più 1. Perché? Perché dalla fattorizzazione delle superiori so che a più b per a meno b farà quadro meno b quadro. Allora mi aggiusto questo coefficiente e quindi mi fa x alla quarta più 1 più questo. X alla quarta più 1 me lo dovevo trovare, l'altro me lo devo aggiustare in maniera tale che 2 meno 4 faccia 0, ma se 2 meno 4 deve fare 0, a quadro deve fare 2. Quindi a deve fare più o meno radical 2. Quando ci metto più radical 2 esce un fattore, quando ci metto meno radical 2 esce l'altro. Quindi, allora qual è, cosa... Quindi questa era la fattorizzazione. Adesso cosa dice Hermite? Hermite dice che 1 fratto x alla quarta più 1 deve essere uguale ad ax più b fratto x quadro meno radical 2x più 1 più cx più d fratto x quadro più radical 2x più 1. Cioè, ma perché ci sono solo fratti semplici? Perché le molteplicità delle radici sono tutte 1. Quando le molteplicità delle radici sono tutte 1, S tilde vale 1, T vale 0, quel pezzo là, 0 su 1 fa 0, non c'è. Chiaro? Adesso, per andare a capire quanto fanno A, B, C e D, io devo fare, qua faccio il prodotto, ma il prodotto già lo sapevo che faceva, il denominatore verrà x alla quarta più 1, al numeratore viene AX più B, che moltiplica x quadro più radical 2x più 1, poi viene più cx più d che moltiplica x quadro meno radical 2x più 1. Adesso devo andare a scrivere il mio sistema. Allora, il denominatore è uguale, i numeratori pure devono essere uguali, che significa? Qua mi verrà un polinomio di grado 3 con 4 costanti. Queste 4 costanti chi devono essere? Il coefficiente di grado 2 deve fare 0, il coefficiente di grado 2 deve fare 0, il coefficiente di grado 1 deve fare 0, il coefficiente di grado 0 deve fare 1. Quindi andiamo a vedere chi ha il coefficiente di grado 3. Viene ax cubo più cx cubo. Quindi ottengo il sistema, l'equazione per meglio dire, a più c deve fare 0. Poi andiamo a vedere quello di grado 2. Attenzione che quello di grado 2 ce n'ho radical 2ax quadro più bx quadro. Vedete, ax per radical 2x fa radical 2ax quadro, poi c'è un altro x quadro che viene da bx quadro, poi c'è un altro x quadro che viene da c, viene da meno radical 2cx quadro, poi viene più b, e questo deve fare 0. Andiamo a vedere quello di grado 1. Quello di grado 1 deve fare a più radical 2b e poi deve fare più c meno radical 2d, e questo pure deve fare 0. Infine,
B più D deve fare E. Oh, guardate bene che io ho scritto il sistema senza andare a sviluppare tutti i prodotti. Cioè mi sono andato grado per grado a ripercorrere in quei prodotti i termini che mi davano i prodotti del grado giusto, mi sono andato a scrivere i coefficienti e l'ho uguagliati a quando dovevano essere. Se imparate a fare così sicuramente fate meno errori, perché è provato con l'esperienza che funziona meglio che fa andare a fare tutto il prodotto, che uno fa si sbaglia, e quando viene è più facile poi controllare quando viene. Ok, andiamo a fare a risolvere il sistema. Io so che A più C fa 0, quindi A è uguale a meno C, poi sostituisco qui A più C fa 0, quindi viene B uguale D, perché viene radical 2B uguale radical 2D. Dall'ultima equazione B più D fa 1, B più D deve fare un mezzo. Quindi ho sfruttato questa, questa e questa. Mi rimane da capire quando devo fare A e C. Ma B più D deve fare un mezzo. Allora, siccome C è uguale a meno A, andiamo a sostituire qua sopra, qua mi viene radical 2A meno radical 2C, quindi più radical 2A, quindi viene 2 radical 2A più 1, perché B più D fa 1, deve fare 0, quindi A viene meno 1 su 2 radical 2 e C viene 1 su 2 radical 2. Quindi in buona sostanza, andando a sostituire, qua mi viene 1 su x alla quarta più 1 uguale a un mezzo che posso mettere in evidenza rispetto a tutto. Poi qua mi viene b che fa 1 meno diciamo un quarto, diciamo così. Poi facciamo 2 meno radical 2, viene meglio, fratto x quadro meno radical 2x, 2 meno radical 2x meno radical 2 più 1, e qua viene più 2x più radical 2 fratto x quadro più radical 2x più 1. Andiamo a vedere che succede quando faccio la somma. Uguale un quarto, qua ci avete x quadro meno radical 2x più 1 e x quadro più radical 2x. No? Sto facendo un controllo, qua c'è 2x meno radical 2 e x quadro più radical 2x più 1 più 2x più radical 2 e moltiplica x quadro meno radical 2x più 1. Adesso andiamo a fare i termini di grado 3. 2x al cubo più 2x al cubo fa 4x al cubo fratto scusate, qua c'è un errore. A deve essere uguale a meno C, quindi quale qua era più, ho incrociato i qua è radical 2x, qua è più 2 e qua è meno radical 2x. Radical 2x più 2, qua è meno radical 2x più 2. Andiamo a vedere adesso radical 2x cubo meno radical 2x cubo se ne va. Andiamo a vedere x quadro,
2x quadro più 2x quadro fa 4x quadro. Il meno ara, scusate, questo è me e questo è me. Questo è me, che era quello negativo, c era quello così. Andiamo a rivedere di nuovo. Meno 2x quadro più 2x quadro se ne va. Meno 2x quadro più 2x quadro se ne va. Andiamo a vedere quelli con la x. 2 radical 2x. Meno radical 2x. Meno 2 radical 2x. Più radical 2x se ne vanno. Andiamo a vedere quelli con l'1. 2 più 2 fa 4, 4 su 4 fa 1. Mo' è giusto. Ok. Semplicemente sbagliato a sostituire, ma i conti erano giusti. Okay. Quindi ho cancellato A e C, ma comunque stanno scritti là, quindi questa integrale chi era uguale? È uguale all'integrale tra meno infinito e più infinito di A, era quello col meno, quindi veniva a meno a un mezzo lo metto fuori, oppure un quarto lo metto fuori, e qua ci metto meno radical 2x più 2 fratto x quadro meno radical 2x più 1 più radical 2x più 2 fratto x quadro più radical 2x più 1 in x. Quindi mo dovrei fare questi due integrali separatamente. C'è un problema. Se mi vado a fare questi due integrali separatamente, allora, per esempio, facciamo da 0 a infinito. Da 0 a infinito questo integrale diverge negativamente e questo integrale diverge positivamente. Per quale motivo? Perché vedete che adesso questa funzione qui, questa funzione qui va come uno su, con una costante su x, e all'infinito non è sommabile né a più infinito né a meno infinito. Però quest'altra, per esempio, quando andiamo a più infinito, questa si comporta come meno radical 2 su x, il termine principale. Questa qua si comporterà come radical 2 su x, il che vuol dire che i due termini si cancellano. Per meglio dire, andiamo a fare adesso, allora, questa funzione è pari, no? E sappiamo che è sommabile, quindi io posso dire che questo qua è uguale a due volte l'integrale tra 0 e più infinito di 1 fratto x alla quarta più x. Ok? Quindi io posso scrivere che questo è uguale a un mezzo per l'integrale tra 0 e più infinito di 2 meno radical 2 x fratto x quadro meno radical 2x più 1 più 2 più radical 2x fratto x quadro più radical 2x. Ok, l'ho scritto qua. Non voglio rovinare la lavagna dove abbiamo scritto le cose di Hermit, quindi cancello qua. Allora, devo fare questo integrale, come lo faccio? Cominciamo a farlo indefinito. Allora, l'integrale
di 2 meno radical 2x fratto x quadro meno radical 2x di 1 in dx. Chi è? Allora, questo lo posso scrivere come meno radical 2x più 2 fratto x meno radical 2 mezzi al quadrato più, allora x quadro me lo trovo, il doppio prodotto me lo trovo, il quadrato di questo fa un mezzo, quindi qua mi rimane un mezzo in dx. Quindi questo cosa mi viene? Mi viene integrale, allora pongo y uguale x meno radical 2, vediamo un po', 2x meno radical 2. Questo qua si può scrivere come 2x meno radical 2. Fratto radical 2, quindi viene radical 2x meno 1. E quindi qua cosa mi viene? Dx viene dy su radical 2, eh? Quando vado a fare il quadrato, qua mi viene 2x al quadrato meno radical 2 al quadrato fratto 2, qua viene 2x meno radical 2 al quadrato fratto 4, quindi qua viene un mezzo y quadro più 1, e sopra io ho 2x uguale radical 2 per y più radical 2, quindi x uguale y più 1 su radical 2, quindi meno radical 2x viene meno y meno 1 più 2. Se ho fatto bene il computer, radical 2x fa y più 1 meno y meno 1 più 2. Quindi qua mi viene radical 2, perché questo qua è il denominatore, poi lo devo girare e passa al numeratore, 2 su radical 2 fa radical 2, eh? Poi mi viene integrale di 1 meno y fratto y quadro più 1 in y. Quindi cosa mi viene? Mi viene a meno radical 2 mezzi logaritmo di y quadro più 1 più radical 2 arco tangente di y più la costante, cioè meno radical 2 mezzi logaritmo, adesso devo fare 1 più y quadro, quindi mi viene 2 meno 2 radical 2x più 2x quadro più radical 2 arco tangente di radical 2x meno 1 più la costante di radical. Allora, y quadro chi è? Y è quello che devo fare, quello al quadrato ci devo aggiungere 1, quindi devo fare radical 2x al quadrato fa 2x quadro, il doppio prodotto fa meno 2 radical 2x più 1 fa più 2, e c'è meno radical 2 mezzo. Poi più radical 2 perché ho l'arco tangente di questo più la costante arbitraria. Similmente devo fare l'altro, l'integrale di 2 più radical 2x più 2 fratto quadro più radical 2x più 1 in dx, quando fa? Questo lo cancelliamo e questo deve fare l'integrale di radical 2x più
più 2 fratto x più radica 2 meno al quadrato più 1 mezzo. Allora poniamo, scusate un attimo, y era uguale a, abbiamo detto 2x meno radica 2, giusto? Giusto? Fratto radica 2. Ci siamo ricordati che dy è uguale a radica 2 dx quando abbiamo sostituito o no? Questo non mi ricordo se l'abbiamo fatto. Allora, quando abbiamo sostituito, sotto mi viene un mezzo y quadro più 1, sopra sì, perché dx uguale a dx su radica 2 ci sta. Mi pare che ce lo siamo ricordati. Ok, va bene. Allora, stavolta farò la posizione y uguale radical 2x più radical 2 fratto radical 2. Quindi dy è un'altra volta uguale a radical 2 dx. Quindi stavolta mi viene, sotto mi viene un mezzo per y quadro più 1, sopra mi viene però mi sa che ho sbagliato a sostituire qua sopra, perché prima no, è giusto, radical 2x più 1 fa y, radical 2x più 2 fa y più 1, quindi qua viene y più 3, qua mi viene 1 su radical 2 di y, radical 2 y più 1. Ok, quindi questo adesso quando fa radical 2 mezzi per logaritmo di 1 più y quadro più radical 2 per l'arco tangente di y più costante. Cioè viene lo stesso integrale di prima, soltanto viene più al posto di meno, e però anche la y è diversa, quindi qua mi viene, sostituendo, mi viene radical 2 mezzi logaritmo di 2 più 2 radical 2x più x quadro più radical 2 per l'arco tangente di radical 2x più costante. Allora adesso andiamo a scrivere questo integrale qua, invece di farlo da 0 a più infinito, come si deve fare? Si deve fare da 0 fino a un certo a, e poi si deve fare il limite per a che tende a più infinito. Allora, quindi qua, cosa succede qua? Come viene? Meno radical 2 mezzi logaritmo di 2 meno 2 radical 2x più 2x quadro più x quadro più 2x quadro, qua era anche 2x quadro.
4 viene più radical 2 arco tangente di radical 2x meno 1 più radical 2 mezzi logaritmo 2 più 2 radical 2 x quadro x più 2x quadro più radical 2 e l'arco tangente di radical 2x. Allora, tutto questo deve essere valutato tra 0 e a. E poi bisogna fare il limite per a che tende a più infinito. Uguale. Ora, guardate i logaritmi, qua questo logaritmo c'ha radical 2 mezzi davanti, questo logaritmo c'ha meno radical 2 mezzi davanti. Allora, a parte il radical 2 mezzi che metto in evidenza, questo è il logaritmo del rapporto. Ma questo rapporto quanto vale? Questo fratto questo. Quando x vale 0, questo vale 2, questo vale 2, il rapporto vale 1, il logaritmo del rapporto vale 0. Quando x tende a più infinito, 2x quadro su 2x quadro tende a 1, e il logaritmo di 1 un'altra volta vale 0. Quindi, quando andiamo a valutare questi in 0, in a, e facciamo il limite, i limiti di questi due pezzi, cioè in 0 fanno sempre 0, all'infinito quel limite fa 0 un'altra volta, quindi quei pezzi spariscono. Quindi cosa rimane? Rimane questo a più infinito che fa radical 2, questo a più infinito che fa un altro radical 2, qui ce ne abbiamo due, scusate, che fa radical 2 pi greco mezzi. Questo fa, a infinito fa, l'arco tangente infinito fa pi greco mezzi, quindi abbiamo 2 radical 2 pi greco mezzi. Poi questo in 0 fa radical 2 per meno 1 per l'arco tangente di meno 1 che fa meno pi greco quarti, col meno davanti fa pi greco quarti, e questo in 0 fa l'arco tangente di 1 fa più radical 2 per meno pi greco quarti, questi e questi se ne vanno, quindi rimane pi greco per radical 2, se abbiamo fatto bene. Capisco che ho fatto molte abbreviazioni, cioè nonostante la lavagna fosse grande ho scritto piccolo e tutto quanto, quindi però allora, perché questi due pezzi si annullano solo quando vado a fare il limite e li faccio insieme? Perché se faccio i due limiti separatamente, questo a 0 vale logaritmo di 2, ma all'infinito questo va al logaritmo di infinito che va infinito, questo va al logaritmo di infinito che va infinito, soltanto che uno va a meno infinito perché c'ha meno davanti e l'altro va a più infinito. Invece il limite non lo posso separare, lo devo fare insieme. Allora, facendolo insieme, il limite della differenza è uguale al limite del logaritmo del rapporto che fa 0, e quindi quei due pezzi si annullano. Quindi bisogna stare molto attenti quando, per esempio in questo caso, nella fattorizzazione nella scrittura di fratti semplici, a non separare i fratti semplici, perché io potrei quando vado a fare l'integrale generalizzato, ho l'integrale generalizzato che converge, ma se lo separano nei due fratti semplici, i due fratti semplici separatamente non convergono. Quindi devo stare attento a fare l'integrale, prima l'integrale tra 0 a e poi fare il limite soltanto della somma degli integrali. Ok? Quindi questo è. Mi sembra che il risultato sia corretto, però insomma lo si può controllare in vari modi. Ok, allora per esempio vediamo un po', si può controllare in vari modi, però diciamo richiederebbero
a conoscenze che non avevo. Dovrebbe essere corretto. Se ho sbagliato qualcosa, ho sbagliato un fattore 2, il risultato è una cosa del genere. È o pi greco radica 2 o 2 pi greco radica 2, quindi se mi sono dimenticato un 2 da qualche parte. Va bene, allora questo era per farvi vedere un esempio di per quanto qua la fattorizzazione sia stata abbastanza, diciamo, la fattorizzazione è abbastanza complicata. Cioè, complicata no, però bisognava conoscere analisi, bene analisi 1, perché devo fare la fattorizzazione, devo fare le radici quarte di meno 1. Poi la scrittura in fratti semplici era abbastanza semplice, ma siccome l'integrale è in senso generalizzato, comunque quando vado a scrivere, a fare l'integrale, vengono dei pezzetti lunghi. In particolare, quando vado a calcolare l'integrale in senso generalizzato, devo stare ben attento a fare prima il limite di separare i fratti semplici. Chiaro? Cioè, non separare i fratti semplici prima di fare il limite, perché altrimenti otterrò due limiti, uno che farà meno infinito, uno che farà più infinito, e poi dopo non so più che fare, perché viene infinito e volendo fare un altro esempio. Andiamo a fare un altro esempio, lo accenno soltanto perché abbiamo 7 minuti. Allora, supponiamo che io ho questa integrale qua da fare, ho l'integrale di 1 fratto x quadro per x quadro più 1 al quadrato. In dx, integrale indefinito, poi è chiaro che non lo posso applicare a un indotto che contiene l'origine, perché questa funzione all'origine non è definita. Allora, che cosa mi dice Hermite? Mi dice che la mia funzione 1 fratto x quadro per x quadro più 1 al quadrato è uguale ad a su x più bx più c fratto x quadro più 1 più la derivata rispetto a x di, qua mi viene x per x quadro più 1, e sopra questo è di grado 3 e sotto mi viene, deve venire dx quadro più ax più f. Ok? Questo dice Hermite. Allora, una volta scritto questo integrale chi è? È a per logaritmo del valore assoluto di x più b mezzi per logaritmo di x quadro più 1 più c per l'arco tangente di x più dx quadro più ax più f fratto x per x quadro più 1 più c più la costante arbitraria che chiamiamo lambda, perché c da, seppure maiuscolo, abbiamo già impegnato. Chiaro? Quindi questo si sa, è facile da fare. Il problema è trovare queste cose. Allora, come devi fare? Tu hai questa uguaglianza, ti fai la derivata. Come la fai? Con la regola di derivazione del rapporto. Come si fa la derivata di quel rapporto? Si fa. Allora, questa derivata qua, solo questa derivata qua, a chi è uguale? È uguale, sotto si fa il quadrato del numeratore, del denominatore, poi si fa la derivata del numeratore 2dx più e per il denominatore non derivato, meno la derivata del denominatore, ma il denominatore che è x cubo che è derivato fa 3x quadro più x che è derivato fa 1 per dx quadro più ax più f. Ok? Allora, questa derivata te la vai a sommare a questo e a questo e ti scrivi un bel sistema lineare di 5 equazioni in 5 incognite in cui ti vai a ricavare A, B, C, D e D. Una volta che ti sei ricavato A, B, C, D e D,
sostituisci, quindi questa volta non abbiamo il tema perché il tema è limitato, ma diciamo fare l'integrale è banale. Quello che è un po' più difficile è andare a ricavarsi tutte queste costanti, che sono 5, il sistema di 5, però per quanto sia un sistema di 5, di 5 equazioni e 5 incognite è comunque un sistema piuttosto semplice anche quando andate a fare. Quindi le costanti si ricavano. Il problema qual è? Diciamo, Hermit fa questo perché altrimenti, cioè qua tu ti fai, diciamo, ti ricavi questo polinomio qua, lo ricavi in base alle regole della derivazione. Altrimenti, per risolvere questo integrale dovresti fare degli integrali per induzione, per esempio l'integrale di 1 fratto x quadro più 1 al quadrato. Si fa per induzione e si dimostra che c'è una certa forma. Poi te la devi ricordare la forma. Poi, capito? Dove c'eravamo? Vabbè, l'integrale di 1 su x quadro si sa, fa meno 1 su x, quello è facile. Ma per esempio, l'integrale di 1 fratto x quadro più 1 al quadrato, 1 fratto x quadro più 1 al cubo, 1 fratto x quadro più 1 alla n, si può fare per induzione. E si dimostra che c'è una certa forma. Poi te la devi ricordare, così faceva per tutto. E dopodiché è più complicato perché ti devi ricordare la forma, poi la devi sostituire, ti impicci. Invece in questo modo tu ti fai questa derivata, ti vai a fare la somma di queste tre frazioni la sai fare, qua ti verrà, tutta questa somma verrà a per x quadro più 1 al quadrato più bx più c per x quadro più 1 più quel polinomio là, quando vado a fare un unico denominatore. Mi viene tutto questo polinomio qua, più questo qua, e tutto questo deve fare 1. Allora ti vai a riscrivere il polinomio ordinato per gradi, il coefficiente dei termini di grado 4 deve fare 0, quello di grado 3 deve fare 0, quello di grado 2 deve fare 0, quello di grado 1 deve fare 0, quello di grado 0 deve fare 1. Ottieni 5 equazioni, 5 incognite. E risolvi, scusate, devi ottenere 6 equazioni, 6 incognite, perché giustamente questo è di grado 6, quindi là c'è pure il grado 5. Vedete qua? Qua questo è di grado 4, ma qua c'è anche il grado 5, 4 più 1 fa 5. Ok? Quindi una volta che hai risolto quel sistema di 6 equazioni, 6 incognite, ti ricavi A, B, C, D ed F e sostituisci B. Ok?